Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la casa editrice La Tecnica della Scuola per continuare la nostra rubrica sulla scuola che verrà. È una rubrica che vuole affrontare alcuni aspetti nodali riguardanti la necessaria riorganizzazione della scuola e dell'attività didattica nel nuovo anno scolastico con la convivenza con il Covid-19. In questo incontro ci occuperemo delle indicazioni nazionali per un curriculum verticale e focalizzeremo l'attenzione sul dialogo ormai non più procrastinabile tra i due cicli per il successo formativo e per contrastare la dispersione scolastica. È necessario integrare le indicazioni nazionali per il primo e per il secondo ciclo con la verticalizzazione del curriculum dai 3 ai 19 anni tramite espansioni che ancora non sono state affrontate e anche mostrando praticamente operativamente alcuni aspetti che riguardano i processi e la procedura. Integrare le indicazioni nazionali è ormai diventato improcrastinabile, dicevo un momento fa, perché è necessario elaborare un progetto nazionale, verticale, comune tra il primo e il secondo ciclo, condiviso e coerente, che accompagni l'alunno nello sviluppo unitario, armonioso e coerente della formazione della sua persona dai 3 ai 19 anni, quindi in tutte le fasi dell'età evolutiva. Le indicazioni nazionali, infatti, per il primo e per il secondo ciclo, hanno degli aspetti molto positivi, tuttora, sono da parecchi anni ormai che sono in vigore, nonostante non siano state valorizzate anche così come avrebbero dovuto essere, perché anzi diciamo che molto spesso sono state anche disattese. E comunque ancora oggi le indicazioni nazionali per il primo e per il secondo ciclo hanno una loro valenza formativa molto forte, però hanno anche dei limiti, perché le indicazioni nazionali sono focalizzate sulla progressiva acquisizione delle competenze previste nel PECUP dello studente, cioè nel profilo educativo, culturale e professionale. E i modelli di certificazione delle competenze che costituiscono la scansione anche di ogni ordine di scuole descrivono i risultati del processo formativo degli alunni al termine dei 5 anni della scuola primaria, al termine anche dei 3 anni della scuola secondaria di primo grado e al termine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Poi, per gli ultimi 3 anni, cioè il secondo biennio, l'ultimo anno della secondaria di secondo grado, noi non abbiamo certificazione delle competenze, però abbiamo il profilo educativo, culturale e professionale che ci dice quali dovrebbero essere le competenze che l'alunno dovrebbe aver acquisito al termine di tutto il primo e il secondo ciclo di studi. Quindi diciamo che le indicazioni nazionali hanno dei limiti e questi limiti sono dati dal fatto che non danno indicazioni su come costruire un curriculum verticale nazionale dai 3 ai 19 anni, che possa guidare i docenti, pur ovviamente nella loro libertà di insegnamento, allo sviluppo unitario e armonioso dell'alunno in tutte le sue fasi dell'età evolutiva. La nascita degli istituti comprensivi nel 1994, voluta dalla necessità di far fronte alle emergenze nelle aree più difficili del territorio nazionale, sembrava poter risolvere anche il problema di un curriculum verticale e della continuità almeno dai 3 ai 14 anni. Infatti, gli istituti comprensivi avrebbero potuto diventare una preziosa opportunità per i docenti dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado per costruire insieme
un curriculum verticale unitario, coerente, frutto di condivisione di un lavoro comune, anche perché docenti che vivono nella loro vita professionale nello stesso istituto sicuramente possono essere anche più avvantaggiati per poter anche lavorare insieme, anche durante i collegi docenti, per poter decidere anche insieme alcune indicazioni importanti appunto di continuità tra l'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado. E infatti grandi speranze si nutrivano proprio nei confronti degli istituti comprensivi, tant'è vero che negli anni successivi alla loro nascita il numero di questi istituti è cresciuto notevolmente. E anche perché appunto si pensava di costruire attraverso questi istituti un laboratorio dell'innovazione ordinamentale, che poi effettivamente si è concretizzato sul piano normativo con la legge 30 2000. Però così non è andata, perché in realtà gli istituti comprensivi, a parte felici eccezioni, già sin dall'inizio hanno presentato alcuni problemi e anche poi negli anni hanno continuato anche a presentare dei contesti relazionali organizzativi non facilissimi nella gestione. E il curriculum verticale negli anni, più che essere frutto anche di una riflessione comune e condivisa, è diventato anche una giusta posizione di tre curricoli costruiti separatamente. Quindi questo, diciamo, gli istituti comprensivi hanno un po', nella maggior parte dei casi, perché poi chiaramente ci sono anche delle felici eccezioni, appunto come dicevo prima, ma hanno anche, non hanno risposto a queste aspettative di costruire un curriculum verticale, condiviso, coerente, che potesse accompagnare nella sua formazione l'alunno almeno dai 3 ai 14 anni. E quindi già, diciamo, ancora negli anni, le riforme che sono avvenute a seguimenti e mai in maniera unitaria non hanno certo contribuito a sviluppare la cultura della progettazione comune. E infatti ancora fino ad oggi, nonostante si discuta da molti anni su questo e nonostante si sia d'accordo da più parti anche sulla necessità di costruire un curriculum nazionale verticale, ancora oggi noi non abbiamo un progetto formativo nazionale che possa accompagnare l'alunno dai 3 ai 19 anni, un progetto formativo nazionale costruito a misura di alunno che possa evitare anche questa segmentazione tra un ciclo e l'altro, evitando anche che le riforme avvengano anche a segmenti e che possa anche creare dei momenti anche di formazione non coerente anche tra un ciclo ed un altro. Tra l'altro, sappiamo che non c'è mai stato un vero e proprio dialogo istituzionale tra i docenti del primo e del secondo ciclo, come non c'è mai stato un dialogo istituzionale tra i docenti del secondo ciclo e l'università. Questo è stato un punto dolente della scuola italiana, perché la mancanza di dialogo tra i vari ordini di scuola e l'istruzione secondaria di secondo grado e l'università è stato sempre un punto dolente, perché ognuno non ha potuto dialogare con gli altri e ognuno è andato un po' per conto proprio, magari lamentando anche lacune, deficienze nella preparazione degli studenti di provenienza del ciclo inferiore, dei gradi scolari inferiori e magari con uno scaricabarile spesso che è stato sicuramente poco produttivo. In realtà ormai non può più essere ancora procrastinato, è fondamentale che si apra un dialogo tra il primo e il secondo ciclo e poi anche tra il secondo ciclo e l'università per favorire il successo formativo dei nostri studenti e per diminuire drasticamente quella che ancora rimane in tutte le regioni d'Italia una piaga, che è quella della dispersione scolastica.
aprire un dialogo istituzionale tra i docenti del primo e del secondo ciclo è possibile. È possibile ed è fondamentale per eliminare o almeno ridurre drasticamente il disagio che diventa fortissimo negli anni ponte, cioè nel passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado, dalla secondaria di primo grado al primo biennio della secondaria di secondo grado e poi ancora, volendo andare oltre, dall'ultimo anno della secondaria di secondo grado all'università. E questo è possibile soltanto se si decide di condividere la responsabilità della formazione attraverso la comune ricerca dei significati sul duplice compito della scuola. Il primo è quale tipo di formazione vogliamo dare al nostro studente, quindi il primo compito è quello di capire la ricerca dei significati, di trovare una comune ricerca dei significati sull'aspetto educativo e formativo. E l'altro compito della scuola è quello di trovare una comune ricerca di significati sulla costruzione di competenze per la gestione della complessità in una società in continuo cambiamento. Infatti, tutti siamo d'accordo nell'intento comune di formare un uomo e una donna che siano in grado di gestire la complessità della società, del mercato del lavoro, ma soprattutto di sapere gestire con successo i continui cambiamenti della società comunemente detta complessa. Sappiamo anche che il passaggio da un ciclo ad un altro per i nostri alunni rappresenta una situazione critica, dicevamo. Infatti, le statistiche parlano molto chiaramente. Abbiamo noi un numero enorme di fenomeni di ripetenza, di dispersione, proprio nel passaggio, soprattutto dalla secondaria di primo grado al primo biennio della secondaria di secondo grado. Perché? Perché in questo, diciamo, questo momento di passaggio rappresenta una situazione critica che comporta anche uno stato temporaneo di disorganizzazione da parte dell'alunno a causa delle difficoltà che lui incontra nel dover fronteggiare un ambiente nuovo, un nuovo modo anche di gestire anche gli ambienti di apprendimento, un nuovo modo anche di relazionarsi tra docente ed alunni. L'alunno spesso prova una situazione di disagio perché utilizza gli strumenti con i quali era abituato a risolvere i problemi precedentemente nel nuovo ambiente scolastico, ma questo non funziona perché il ragazzo spesso si trova appunto spaesato e questa situazione di disagio anche con i ragazzi più fragili, con i ragazzi anche che hanno avuto qualche problema di relazione, di apprendimento anche nel passato, crea sicuramente un fenomeno di spaesamento, di disagio che porta alla dispersione scolastica e anche all'insuccesso. Allora, il dialogo istituzionale tra i docenti del primo e secondo ciclo diventa fondamentale perché i docenti del primo e del secondo ciclo condividerebbero la responsabilità dei traguardi formativi, ma non solo, ma condividerebbero con un dialogo istituzionale anche gli aspetti nodali della valutazione sia della valutazione formativa, ma anche i criteri della valutazione sommativa e un altro aspetto ancora più importante, anche gli elementi di relazione che passano tra la valutazione delle conoscenze e la certificazione delle competenze. Quello della valutazione è un problema di grandissima portata, specialmente anche nel passaggio dal primo al secondo ciclo, e questo lo sappiamo, se ne discute da anni. Noi non abbiamo un sistema di valutazione nazionale, per cui alcuni aspetti nodali della
valutazione formativa e i criteri di valutazione sommativa non sono condivisi tra il primo e il secondo ciclo. E questo crea anche uno scollamento molto forte anche nella valutazione. Sappiamo benissimo che alcuni alunni che hanno fatto registrare nella scuola secondaria di primo grado delle valutazioni molto alte, e poi nel primo anno della scuola secondaria di secondo grado, questi ragazzi spesso vanno incontro a situazioni di disagio e ad un abbassamento anche drastico della media della loro valutazione. E anche un altro problema che deve essere affrontato urgentemente, che speriamo sia affrontato anche a partire dal prossimo anno scolastico, quindi dal prossimo settembre, è quello della trasposizione pedissequa che spesso avviene tra la valutazione delle conoscenze e la certificazione dei modelli ministeriali di competenze sulla valutazione delle conoscenze. Quindi un 6 corrisponde ad un livello di competenze di base, un 7 ad un livello medio e così via. Sappiamo tutti che non è così perché la certificazione delle competenze non può avvenire su una trasposizione della valutazione delle conoscenze, perché ormai credo sia assodato che esistono sicuramente delle conoscenze senza competenze, ma non possono esistere competenze senza una forte conoscenza dei contenuti disciplinari. E diciamo che la competenza è quel salto di qualità in più che riguarda la riflessione su quello che si è imparato e quindi che riguarda la metacognizione. Quindi questo è un problema che deve essere al più presto risolto, quello di una condivisione degli aspetti nodali della valutazione formativa e dei criteri della valutazione sommativa. Ma questo può avvenire se si instaura un dialogo costante, proficuo, sinergico tra i docenti del primo e del secondo ciclo. Ancora, un dialogo sinergico tra i docenti del primo e del secondo ciclo potrebbe anche far intervenire tempestivamente i docenti su eventuali disturbi dell'apprendimento. E la condivisione negli anni delle metodologie che sono state già adottate sin dalla scuola dell'infanzia o nella scuola primaria e anche delle azioni, delle attività didattiche che si sono rivelate più efficaci, consentirebbe a chi viene dopo, ai docenti che vengono dopo nei gradi scolari, di servirsi di queste attività didattiche, di queste relazioni, di queste metodologie che si sono rivelate vincenti e quindi sarebbe anche un valore aggiunto per migliorare anche le condizioni dell'apprendimento dei nostri alunni. Ma ancora sarebbe un valore aggiunto per l'orientamento. Sappiamo che l'orientamento non è soltanto quello informativo che è importante, quello può essere fatto anche tramite internet, tramite appunto i motori di ricerca, può essere fatto in maniera anche più veloce, ma quello che è importante nella scuola è l'orientamento formativo, un orientamento formativo che deve essere mirato e deve entrare all'interno degli insegnamenti disciplinari e un orientamento formativo che deve passare attraverso la conoscenza graduale, effettiva e concreta degli alunni negli anni, tramite anche un curriculum dello studente che deve seguirlo in tutti gli anni del suo iter scolastico, appunto a partire dai 3 ai 19 anni. L'orientamento formativo mirato e concreto sicuramente aiuterebbe a diminuire drasticamente quei fenomeni di dropout e di dispersione scolastica che purtroppo ancora continuano a pesare sugli alunni e su tutti noi. Inoltre, integrare le indicazioni nazionali con un curriculum nazionale verticale e quindi con un progetto formativo nazionale avrebbe dei grossi vantaggi per l'alunno, appunto perché lo accompagnerebbe durante tutto l'iter scolastico.
ma soprattutto perché espliciterebbe anche le competenze fondamentali, prioritarie, che devono fa essere fatte acquisire gradualmente e progressivamente dall'infanzia al termine della secondaria di secondo grado. Ma anche questo progetto formativo nazionale espliciterebbe i processi, le metodologie, i nuclei concettuali ritenuti fondamentali in ogni grado di istruzione. Quindi sarebbe un progetto formativo nazionale che accompagnerebbe lo studente, ma che sarebbe anche una guida formidabile per il docente che non dovrebbe incominciare in ogni segmento dell'istruzione da capo o andare a chiedere, a capire anche che cosa il ragazzo ha fatto negli anni che l'hanno preceduto e naturalmente spesso, come dicevo prima, dando delle responsabilità che non sempre appunto i docenti hanno, anzi è proprio le responsabilità, diciamo, che sono nell'impostazione appunto nel sistema, nella mancanza di dialogo e non nel lavoro dei singoli docenti, che è sempre un lavoro prezioso. Quindi i docenti potrebbero avere, dicevo, un grande vantaggio, i docenti di ogni grado di istruzione, perché potrebbero gestire e organizzare la didattica con maggiore cognizione di causa, conoscendo e condividendo il lavoro via via svolto dai colleghi che le hanno precedute, e quindi con un guadagno anche enorme di tempo e che potrebbe essere speso per anche operazioni, azioni didattiche mirate nei confronti appunto dei singoli alunni. Quindi costruire un progetto formativo nazionale trova la sua ragione nella progettazione e nella condivisione dei docenti del primo e del secondo ciclo di alcuni aspetti nodali sulla formazione della persona e del cittadino, che chiaramente devono essere concordati, perché questi aspetti nodali sono quelli che poi hanno come conseguenza anche il nostro modo di insegnare, che cosa insegniamo. E questi aspetti nodali vanno concordati nelle sedute dei dipartimenti disciplinari verticalizzati. Naturalmente, il riferimento ai vincoli delle indicazioni nazionali. Le indicazioni nazionali rappresentano il vincolo di tutte le scuole del territorio nazionale, che nella loro autonomia e nella loro progettualità possono anche, attraverso i dipartimenti disciplinari verticalizzati, trovare le strategie più adatte per quegli ambienti di apprendimento concreti e particolari che sono finalizzati ad alunni di quel particolare territorio nazionale. Però è chiaro che devono essere mantenuti i vincoli a livello nazionale, proprio perché la scuola italiana è una e l'unitarietà della scuola italiana deve essere mantenuta. La convocazione di dipartimenti verticalizzati deve avvenire con la presenza di docenti dei diversi ordini di scuola, almeno 3 volte l'anno all'inizio della scuola per la programmazione di inizio d'anno, a metà per un monitoraggio in itinere e alla fine dell'anno scolastico, proprio per rendicontare le fasi del curriculum verticale d'istituto in riferimento a quello delle indicazioni nazionali. Per quanto riguarda i dipartimenti verticalizzati, il loro lavoro riguarda innanzitutto l'individuazione delle competenze sociali e civiche da sviluppare lungo tutto il percorso di studi. Quindi, quale tipo di cittadino, di uomo e di cittadino vogliamo formare? Che uomo, che donna, che cittadino, che cittadina vogliamo formare? Poi, come queste competenze sociali e civiche possono essere declinate durante le fasi evolutive? E ancora, come verificare l'acquisizione di queste competenze, attraverso quali prove? E qui bisognerebbe anche preparare delle prove con alcuni vincoli da ripetersi negli anni per testare i progressi o le difficoltà dell'alunno. Quindi la stessa prova potrebbe essere somministrata
agli alunni dall'infanzia alla primaria, alla secondaria di primo grado, alla secondaria di secondo grado, naturalmente con i vincoli che man mano diventano, sono degli approfondimenti che diventano anche sempre più precisi, più puntuali, ma per testare appunto già i progressi fatti dall'alunno nelle sue varie fasi dell'età evolutiva. E almeno queste prove, pochissime negli anni, ma potrebbero anche seguire il curriculum dello studente e di far capire anche immediatamente, senza anche molto impiego di tempo, man mano ai docenti che seguono, quello il lavoro che è stato svolto dai docenti che li hanno preceduti. Le scuole quindi del territorio di diverse ordine possono stipulare una convenzione, quindi dirigenti scolastici anche di una scuola superiore, di una scuola primaria o di un istituto comprensivo di una scuola superiore del territorio, più scuole superiori del territorio e più anche istituti comprensivi del territorio possono stipulare una convenzione e attivare in alcuni momenti dell'anno scolastico anche che vanno definiti nel piano delle attività del dirigente, ovviamente, dei laboratori misti con alunni del primo e del secondo grado. Quindi non soltanto dipartimenti verticalizzati, ma anche un momento di incontro, anche 3-4 volte in un anno al massimo, dei momenti di incontro, una giornata dedicata a un laboratorio misto con alunni appunto del primo e del secondo ciclo, per poter anche farli lavorare insieme su anche un testo comune e per vedere anche come alcune competenze trasversali che devono essere acquisite nell'arco anche di tutto l'iter di studi, possa essere svolto dagli alunni. Qui chiaramente i ragazzi più grandi potrebbero lavorare a gruppi secondo la metodologia dell'apprendimento cooperativo, potrebbero anche esercitare un'attività di tutoring con i ragazzi più piccoli ed esercitare anche l'apprendimento tra pari che sappiamo è sempre di grande successo tutte le volte che viene sperimentato dai docenti sia del primo che del secondo ciclo nelle scuole italiane. E potremmo anche far lavorare i ragazzi anche su due competenze che possiamo dire sono trasversali a tutte le altre competenze e sono delle competenze che servono anche da base per poter anche acquisirne altre. Una è quella di imparare ad imparare e un'altra è quella di leggere e comprendere un testo. Sono queste delle competenze di tipo veicolare, diremmo, fondamentali per far acquisire altre competenze. E se volessimo anche così fare un esempio, imparare a imparare, come l'alunno può acquisire questa competenza? Questa è una competenza che deve essere acquisita dall'alunno a partire dalla scuola dell'infanzia e poi diremmo per tutto l'arco della sua vita, anche all'università e anche dopo. E infatti si trova nell'ottica del lifelong learning, cioè dell'apprendimento per tutto l'arco della vita, perché tutti dobbiamo imparare a implementare le nostre conoscenze, le nostre competenze in tutte le nostre fasi della vita. E dobbiamo anche avere una nostra autonomia di implementazione delle conoscenze, delle competenze e quindi aver acquisito ne negli anni di scuola questa competenza fondamentale, basilare, che è quella di imparare a imparare, comprendere, cioè quali sono i diversi contesti e saperli gestire, avere una capacità di autoregolarsi, ma anche una capacità di autovalutarsi, capire quali sono i nostri limiti, le nostre potenzialità, quale la nostra anche il nostro desiderio di impegno, di spenderci anche per raggiungere determinati risultati, ma anche la capacità di chiedere e di dare aiuto,
la capacità di collaborare, la capacità di cooperare, la capacità anche di sapere cercare informazioni e quindi di implementare le nostre conoscenze e le nostre competenze, ma anche la capacità di validarne l'attendibilità con il confronto delle fonti. E quindi anche qui, quando parliamo di informazioni anche che attraverso i social, di informazioni scritte, di informazioni verbali, quindi attraverso anche il dialogo, quindi capire l'attendibilità, confrontarle anche con le proprie idee, capire anche se sono valide queste informazioni che riceviamo, cosa c'è di vero, di non vero, come possono essere filtrate. E quindi l'interpretazione di queste informazioni e anche la capacità di esprimere il nostro punto di vista personale. Insegnare questo ai ragazzi significa già aver costruito delle basi solidissime per poi continuare anche ad apprendere per tutto l'arco della vita. Riconoscere anche gestire le proprie capacità, ma anche avere la consapevolezza e l'umiltà di capire quali sono i propri punti deboli e quali sono i propri punti di forza, ma anche la capacità di usare un metodo di studio personale, attivo, creativo, utilizzando in modo corretto e proficuo il tempo a disposizione. Questa è una competenza che va fatta acquisire, ripeto, sin dall'infanzia e che è trasversale per tutti, gli ordini e gradi di scuola. E naturalmente questa competenza già è una guida per le modalità didattiche che devono essere utilizzate a partire dall'infanzia e fino al termine della secondaria di secondo grado. Un'altra competenza fondamentale, veramente importante, e anche questa trasversale, è quella di leggere e comprendere un testo. La lettura, la comprensione di un testo è veicolare, trasversale, fondamentale per l'acquisizione di tutte le altre competenze. E qui vi viene presentato un prospetto comparativo per lo sviluppo di queste competenze in modo graduale, progressivo e continuo. Quindi la stessa competenza leggere e comprendere un testo può essere utilizzata all'infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado, alla secondaria di secondo grado e poi nel profilo culturale, educativo e professionale dello studente al termine della secondaria di secondo grado. E nell'infanzia, cosa vuol dire leggere e comprendere un testo? Non c'è chiaramente la lettura e la comprensione di un testo, c'è la lettura e la comprensione del contesto in cui il bambino vive. Quindi può essere declinata in questo modo. Il bambino sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà di lingua italiana. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza. Nella primaria legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui. Nei primi 2 anni saranno soprattutto i testi non continui, ovviamente, poi man mano i testi continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. Nella secondaria di primo grado il ragazzo ascolta e comprende testi di vario tipo, diretto e trasmesso dai media, riconoscendo nella fonte il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. Nella secondaria di secondo grado il giovane padroneggia gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. Legge, comprende e interpreta testi scritti di vario tipo e produce testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Quindi vediamo che la stessa competenza man mano viene sempre di più in maniera puntuale approfondita.
Per quanto riguarda il quinto anno, noi non abbiamo dei modelli di certificazione delle competenze perché sappiamo che si concludono con il termine del primo biennio della secondaria di secondo grado che chiude anche l'obbligo di istruzione. Per il quinto anno, noi abbiamo il profilo educativo, culturale e professionale e il PECUP del quinto anno. In linea generale, perché poi ogni indirizzo ha il suo PECUP, vi è il PECUP dei licei, vi è il PECUP degli istituti tecnici, il PECUP degli istituti professionali, il PECUP poi all'interno dei licei, vi è il PECUP per ciascun indirizzo e così per i tecnici e professionali. Però diciamo che in generale un ragazzo già al quinto anno dovrebbe saper padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare anche saper scrivere, quindi dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti. Sappiamo che spesso magari non è così, però almeno dominare la scrittura nei suoi aspetti essenziali, questo dovrebbe sicuramente saperlo fare. Poi sa leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato che sono proprie di ciascuno di esso, quindi i diversi tipi anche di scrittura e quindi sa comprendere anche la diversa natura dei testi. Tutto questo sarebbe fondamentale per migliorare, ripeto, il successo formativo di tutti gli studenti, di tutti, e per diminuire drasticamente la dispersione scolastica, soprattutto negli anni ponte. Sarebbe anche molto interessante e molto proficuo per la scuola italiana avere un portale nazionale delle buone pratiche, proprio fondate sul curriculum verticale nazionale. Nelle scuole italiane ci sono tantissime buone pratiche e moltissime sono di grande valore, sono delle perle preziosissime che purtroppo però non conoscono tutti perché rimangono spesso chiuse dentro le singole istituzioni scolastiche o tutt'al più vengono anche pubblicate nei siti degli uffici scolastici regionali, ma sarebbe bellissimo se ci fosse un portale nazionale delle buone pratiche in cui appunto ciascuno potrebbe anche far conoscere a tutte le scuole italiane quali sono le buone pratiche che sono state realizzate nelle scuole su un curriculum nazionale verticale. Questo servirebbe anche a creare una sinergia tra tutte le scuole italiane e potrebbe essere anche un progetto formativo per i docenti, per la formazione in servizio dei docenti a costo zero e continuo per tutto l'anno scolastico. Perché è attraverso le buone pratiche che si imparano sempre delle cose nuove e si migliora anche la propria professionalità. Le buone pratiche sono veramente fonte di insegnamento per ciascun dirigente e per ciascun docente. E vedere come si lavora in alcune scuole come buona pratica significa anche emulare positivamente nel senso migliore del termine, quello che avviene nelle altre scuole. Questo farebbe sentire tutte le scuole molto più vicine, molto anche più unite e potrebbe, ripeto, costituire anche un punto fermo per la formazione in servizio e perché no, anche per la formazione iniziale dei nostri docenti. Ma soprattutto farebbe, non dico nascere perché già esiste, ma sicuramente potenziare la cultura della condivisione. E la cultura della condivisione è un valore aggiunto di grande portata professionale. Quindi ci auguriamo che il Ministero recepisca anche questa proposta e che nel mese di settembre possa iniziare diciamo, un nuovo momento per la scuola italiana, un momento anche di miglioramento per tutta la scuola italiana. Grazie per l'attenzione.